Amici dell'Hockey, buonasera ad Alessandro Grassoperoni che vi parla qui dal Pala Terzi, Pala Quarti e Pala Quinti di Sant'Anna, insieme all'Occhio Vigile, il re delle telecamere, il principe dell'immagine, Gaetano De Benedetto. Siamo ottava giornata del girone di ritorno, Sant'Anna tiene, che dà il fischio d'inizio, subito il tiene. Sulla punizione ci sono i Pinazzar, che tocca per Borsi e la rete di Borsi che sblocca Davide Borsi, sblocca il punteggio al primo e 12 secondi. Si è ricominciato sempre 1-0, attacca Pirone, il pareggio di Marco Ardit per tiene molto bene, 5 secondi, 9 minuti e 35 al termine del primo tempo. Blu a Piroli, numero 8, per proteste. Il tiro di Borsi era doppia, super Davide Borsi, 2-1. C'è il tiro di prima per il 3-1, i Pinazzar contro Pertegato, grande Pertegato. Sardana spreca e però ce l'ha subito il Pinazzar, ha sbagliato il tiro libero, ma subito segna, subito dopo il 3-1, si ferma e si rigira, mette in mezzo Rossi e chicco Rossi per il 4-1 dopo 1 minuto e 29 secondi. Va Borsi, mette in mezzo ancora chicco Sardana in 2 minuti e 28 secondi ha segnato due reti. Chicco 5-1, ancora Rossi, gliela toglie il capitano, va Rossi e chicco e chicco Rossi al 4:35, segna la sua tripletta. Sardana 6 tiene 1 con l'attacca Fantotti e segna Pistelli, Matteo, la rete Pistelli al 7:50. Bravo Casarotto a rubarla, la rimette in mezzo e Ardit accorcia le distanze, si conferma come miglior realizzatore della sua squadra. Si inserisce Fantozzi dalle retrovie, Andrea Fantozzi, detto Fantomas, ha segnato anche Fantozzi esattamente al 16° minuto e 52 secondi. Casarotto molto bene, anche Casarotto che esplode. E poi il gol dell'8-3 lo segna dalle carbonare, tiene 3 da rigore Davoli. E Rampuia, parata di Dalla Vecchia, Davoli all'arbitro, non riesce a segnare. Decimo fallo, Rispogliati ci prova e gol di Mattia Rispogliati, il giovane Mattia Rispogliati. C'è il gol, Luotti ha accorciato le distanze. Punizione di prima, Rampuia contro Dalla Vecchia e niente da fare, eh. È proprio una maledizione questo match per Rampuia, non è riuscito a segnare. Ancora a disposizione e segna invece Rossi, chicco non lo sa che quando segna fa godere la città, al 23-32. Attende soltanto la sirena finale
per questo vittoria. Saldana batte e tiene 10-4. Saldana si conferma in corsa per i playoff. Allora, Alessandro Bertolucci, una partita risolta con un inizio e ripresa veramente al fulmicottone. Il Tiene vi ha dato filo da torcere nel primo tempo. Cosa hai detto negli spogliatoi tuoi per ottenere questo grande sforzo, questo grande risultato all'inizio della ripresa? Poi alla fine del primo tempo gli ho detto che bisognava cambiare atteggiamento, essere un pochino più cattivi, perché era impossibile aver creato tanto così e non riuscivamo a buttare la pallina in porta. Sintomo di poca, insomma, sintomo di distrazione, poca concentrazione, ma io me lo immaginavo. Abbiamo fatto 3-4 partite una dietro l'altra dove abbiamo consumato tante energie fisiche e mentali, ci poteva stare. Il secondo tempo l'ho chiesto un pochino più di cattiveria e penso che abbiano ricompensato benissimo. E oggi sono 4 vittorie consecutive, compresa la Coppa, una situazione di forma della tua squadra in crescendo. Sì, stiamo bene. Ora c'è da gestire un pochino la stanchezza di queste partite qui, cercare di prepararsi al meglio per giovedì, per venerdì contro il Follonica in Coppa Italia. Vediamo col prof e con il medico, insomma, di studiare qualcosa per poterli far recuperare un pochino. Mentalmente stiamo bene, siamo un pochino sulle gambe, però troveremo una soluzione per arrivare a venerdì al meglio. Ecco, una curiosità, l'ultima, avete fatto 10 gol e Rampuglia non è riuscito a segnare. Sì, ha recuperato Rossi qua a poker, ma lui Danilo non c'ho. Sì, sai, Danilo ha tirato per un bel po', come si dice, la baracca sotto la fase di finalizzatore. Ora è un momento che non li sta girando, però io ero un attaccante, ero un bomber anch'io e ci sta di passare questo periodo qui. Io sto lavorando sulla sua testa, di stare tranquillo che è questione solamente di tempo, come lo rimette dentro una ritrova la forma da goleador che è.